sempre aspettare. Ma oh, muovete! Arrivomi. Adesso te vedi se arrivo. Guarda queste qua, ma guarda questo qua. Viemedrio! Viemedrio! Beh, partimo lo stesso per la nostra avventura, anche senza Roberto, anche perché venirà un'altra volta, scusami, sei 5 che siamo qua. Vabbè, dai. I pallonari oggi ne porta alla scoperta del parco dei Colli Euganei, partendo da Valbona, una delle perle di questo parco, questo castello stupendo, questo borgo medievale. Ha scoperto appunto questo. Alla scoperta di questo parco naturale stupendo, che è appunto i Colli Euganei. Dei Colli Euganei è un'oasi di verde, di storia, di cultura e tradizioni secolari che occupa un'area di 18.000 ettari, la quale è nata dal travaglio vulcanico che ha scosso questa terra circa 35 milioni di anni fa. Dom MDCLX, cos'è una schedina? Dominus Contareno Dei Grazia Dux Veneziarum. Ah, ok. Cioè, i dati, se avessi studiato un fede latin avrei capito qualcosa di più. Comunque, l'importante è capire che questa qua è sta una residenza del nostro doge Contarini. Anche perché qua da noi altri si sta benissimo. Guarda che bel posto. Comandante Melis, andare in mongolfiera nella zona di un parco ha un significato particolare, no? Ah, certamente, è un abbinamento incredibile tra la natura e un mezzo ecologicamente compatibile come la mongolfiera, che non inquina. Poi porta allegria, porta, no, quel senso di leggerezza, di serenità, che è un po' lo spirito che si dovrebbe vivere all'interno di un parco. La nebbiolina che assolutamente fa risaltare proprio la profondità del parco dei Colli. Allora, davanti a noi abbiamo Monte Venda, abbiamo rotta su Monte Venda, ma pian pianino dovremo ancora alzarci per superarlo e poi dolcemente ci abbasseremo verso la pianura dall'altra parte. Tanto in merito che città il Venda, non a caso, anche perché è la cima più alta, ben 601 metri, la cima più alta di questi colli. Tra l'altro parlavamo prima di ambiente, ma anche di cultura e di storia, proprio sulla cima del Monte Venda c'è un famoso eremo. Dove siamo e perché oggi siamo venuti qua a visitare questa bella, diciamo, casa marina? Casa Marina è il centro visite del Parco Regionale dei Colli Euganei. Si trova proprio al centro di tutto il complesso dei Colli Euganei. È un ostello centro visite, laboratorio tematico, è un laboratorio di educazione naturalistica. Ecco perché tanti putei che siega, diciamo, i quadri o fare attività naturalistica, giusto? Certo, di educazione naturalistica, cioè sono impegnati nello studio della natura, non solo attraverso i microscopi, adesso siamo all'interno del centro, ma poi partiremo per un'escursione per cercare di capire anche, per esempio, le tracce degli animali, come si muovono nel bosco. Quindi, come vi dicevo prima, è un laboratorio. I bambini vivono le attività, non solo vedono delle lezioni frontali.
il parco all'interno, giusto? Certo, certo, andiamo a vedere quello come che andiamo facendo. A pie, a cavallo, de corse? Ma decidete voi. Ma dato che noi altri siamo per la natura pulita, giusto? Certo. Utilizziamo un mezzo pulito che siede in macchinette. Sono delle macchinette elettriche e noi credo che possiamo andare molto bene con queste. E ora avanti. Possiamo, Rodrigo, entrare nei famosi sentieri dell'ente parco, del parco dei Colli, giusto? Certo, devo anche dire che queste macchinette elettriche sono state immaginate, pensate e servono per i diversamente abili. Questo percorso è eccezionale anche perché siamo in mezzo a una natura veramente rigogliosa, siamo riusciti a vedere vigneti, uliveti, de tutto. E in mezzo a tutto sto gran ben de Dio, scusami un attimo, ti che te che sta delega in modo particolare, vedo tutte queste antenne qua, che ne se poche, che ne se massa, come se che è la storia? Ma diciamo che quello delle antenne è un problema che si protrae da almeno 20 anni, da quando si è cominciato a parlarne per una rilocalizzazione. Le antenne sono troppe e noi come parco stiamo facendo un progetto antenne che dovrà in qualche modo concentrare in pochi siti tutte queste antenne, che abbia anche una valenza paesaggistica. Vedo che è un percorso molto frequentato, molta gente viene a trascorrere... Sì. Sì, è un percorso molto bello e molto importante. Siamo proprio alle pendici del Monte Venda e di qua si arriva anche alla zona dove ci sono i Maronari Centenari, i famosi laghetti del Venda, e poi si può proseguire e fare tutto quanto giro il Monte Venda. Dovremmo dire che la singolare morfologia del terreno ha fatto sì che ha trovato un habitat favorevole a diversi tipi di ambienti naturali, quali se boschi di castagno, di quercia, altri invece se spazi più aridi. Se vedete proprio questo bosco alle nostre spalle, assomiglia quasi a una fustaia, cioè le piante sono dritte in piedi. E sono lavori fatti dal parco proprio per cercare di dare questo tipo di impostazione a questo bosco. Vedete, ci sono anche i pungitopo, qui c'è il castagno e sono lavori molto interessanti anche per ringiovanire e rinvigorire il bosco stesso. Benissimo, ascoltami, qua è a Toia, mi pare che non si voda, non c'è niente a mangiare. Andiamo in cerca di vedere se troviamo qualcosa, va bene? Sono d'accordo. Avanti che so e magna e ore. Ieri, ma alla ricerca spasmodica di un paninco a soppressa, e qua mico trova qualche bacca più che altro da mangiare. Sì, infatti non abbiamo trovato il panino, abbiamo trovato un cartello che è stato posizionato dall'ente parco, dove sono spiegati un po', diciamo, le essenze arboree e arbustive che sono presenti, dove ci troviamo, la fauna e anche la flora. Ciao Gianni, ho sentito un rumore un po' che sia cinghiai, perché qua tra cinghiai, pantere, tra giaguari, li vedete tutto presente, soprattutto dopo qualche ombra. Ah, qua bisogna che stiamo attenti perché ormai si è diventato un parco zoo. e comunque la presenza dei cinghiali è certa, perché abbiamo appena terminato un censimento fatto dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, l'INFS, che ci ha detto quanti sono, il tasso di riproducibilità annua e soprattutto quelli che sono gli interventi che il parco che sta facendo e deve fare in futuro per cercare di eradicarli, quindi per risolvere questo problema. Ho visto un gruppo di caprioli passare, cinghiali no, non li ho visti però. Anche perché a sta ora i cinghiali piccoli dormono, cinghialetto. Sei a letto. Vabbè dai. Quello che abbiamo avuto adesso è un effetto, non so se hai visto, ma siamo proprio scesi giù dietro la collina, è il cosiddetto effetto Venturi che si verifica dietro i promontori. Niente, qua è l'appagamento proprio della vista. Questo è l'eremo, guarda che magnifico. Guarda che magnifico l'eremo.
questo è Monte Rua con l'eremo tuttora aperto, ci sono alcuni monaci e i benedettini, sai la regola ora et labora, vivono in clausura, sì. Ricevono però rarissime visite. Allora, comandante, rotta sul Gemola per l'atterraggio a Villa Beatrice, dove ci stanno, spero, aspettando con qualcosa di sostanzioso. Quanto bella sera! Era Roberto! Era Roberto, dove che sei? Ma cosa fai tu là? Cosa fai tu qua? Disgraziai, capito? Butta su la zavorra e mica via sta su! Tu sei arrivato in ritardo. Quale ritardo? Va bene. Vieni su, muovete, che voi... Ma fortuna che ho preparato tutto quanto mico, altro che... Che tu avanzai qualcosa da mangiare, che sei ben, qualcosa. Vieni, che avevo fame. Insomma... dura. Comunque, dura. Prossima volta, mi raccomando, rispettare i patti. No, rispettare i patti, oh. Un attimo. Qua che abbiamo che sei anche il comandante, che sei testimone. Sei testimone. Siamo partiti, che bello. Guarda, allora. Villa Beatrice. Villa Beatrice d'Este. Pa strada. In cima al Monte Gemola. Ma siamo nel 1200, che c'è ancora... E qua siamo... Riconosco. Buonasera. Marchese, buonasera. Asso d'Este, sesto. Asso d'Este, sesto. La moglie. La moglie. E questi fiori. Questi qua sono amici della corte, ecco. In realtà, più che una villa, questa già era un eremo abitato appunto dalla santa beata Beatrice d'Este nel 1200. Poi è stata trasformata in villa da un solito mercante veneziano, il Pantheon della situazione. Adesso è stata acquisita dalla provincia all'interno del parco dei Colli Ugani e è diventata un museo naturalistico della flora e della fauna appunto dei Colli Ugani. Adesso andiamo a vedere anche questo museo, molto, molto interessante. E questa è la sala, è un percorso didattico per mostrare la flora e la fauna del parco Colli. In questa sala, per esempio, sono rappresentate tutte quante le specie di funghi dei Colli. Sala dedicata agli insetti, alle farfalle, tantissime farfalle che si ritrovano nell'habitat dei Colli Uganei. Qui abbiamo tantissimi tipi di uccelli, la lodola, lo storno, il merlo, la piviera dorata, la folaga, questi sono di uccelli di ambienti umidi. Questi invece sono dei siepi. Qui abbiamo per esempio la volpe. Gli uccelli rapaci. Il tasso, la faina. Questa è la fauna che attualmente esiste nel parco ed è quindi protetta. Il percorso didattico termina con la flora e la vegetazione dei Colli Ugani, quindi i castagneti, i querceti, la macchia mediterranea e gli ambienti prativi e cespugli. Abbiamo trovato un parco stupendo, noi dall'alto abbiamo visto tantissime cose. Vorremmo sapere da lei cosa sta facendo la regione, qual è la politica della regione per i parchi. Lei è da poco assessore, da pochi mesi, però diciamo che di questo ambiente ne sa qualcosa.
Beh, appena arrivato l'assessore, una delle prime cose che ho, mi sono fatto portare la documentazione relativa a questo...